nazionale, naturalmente si passerà anche da Viareggio. Ecco, quindi diciamo questo, che si lascia anche il campo alla critica, perché essendo la prima proiezione potrebbero esserci da parte di chi vede delle cose che possono essere migliorate e modificate, e quindi a voi poi l'eventuale possibilità di critica per poi fare l'edizione finale da mandare in giro. Bene, quindi chi interviene? Tutte e due. Lucia Bastano e Paola Crudeli. Buonasera. Possiamo partire proprio dal titolo. Come ha detto Fulvio, abbiamo pensato di intitolare questo, non so neanche come chiamarlo, documentario, film, Iva Iont. Io sono giornalista e sono inciampata nella vicenda del Vajont circa 15 anni fa più o meno, per caso, perché tornavo dall'Afghanistan, aspettavo, era 2001 esattamente, e tornavo dall'Afghanistan, aspettavo di tornarci dopo la liberazione dei talebani, e mi hanno chiesto di andare, di salire a Vajont per l'anteprima del film di Martinelli, che praticamente è stata una scoperta. E il Vajont sicuramente per l'Italia rappresenta una pietra miliare, perché è diventato, diciamo, un modello da riproporre in tutte le crisi, in tutti gli eccidi, in tutte le stragi che sono venute dopo. Stragi che possono apparentemente sembrare naturali, possono apparentemente sembrare dei banali incidenti, possono apparentemente sembrare delle cose in cui lo zampino dell'uomo non c'è, ma invece si scopre che poi c'è sempre la colpa di qualcuno, la colpa colpevole, cioè non è una colpa, una disattenzione, è quasi una premeditazione. E la cosa ancora peggiore che si può dire è che, studiando una storia come quella del Vajont e poi le storie che sono venute dopo, che vedrete in questo documentario, sembra proprio di riconoscere un'orchestra. E io ultimamente, proprio approfondendo il discorso del Vajont, e non solo, perché come lavoro purtroppo faccio quello di andare sui posti dove succedono tutte cose, si configura proprio un paese che a volte, quando ci sono queste disgrazie, ha tutti i contorni di quello che dice il 416 bis, che è l'articolo con il quale nel 92 venne praticamente definita cos'era la mafia. La mafia, che noi ce l'aspettiamo sempre come qualcosa che venga dal sud, ci siano delle persone con la coppola, ci siano dei nomi strani, calabresi, siciliani, pugliesi. In realtà io quello che ho scoperto è che c'è proprio una rete di poteri che si uniscono per praticamente danneggiare il benessere della comunità. Perché il benessere della comunità da qualcuno viene inteso come benessere privato, il benessere di qualcuno, di una minoranza, su praticamente le sofferenze e i dolori e anche gli strazi, le stragi da parte di molti altri. Abbiamo visto quello che è successo a Parigi, cioè tutti possiamo essere vittime di Vajont che succedono in tutte le parti del mondo. E questo, secondo me, è la cosa, che il messaggio che vogliamo lanciare con questo documentario che abbiamo fatto. Perché poi, dopo le tragedie, più o meno il business, il profitto, gli interessi di pochi si ripropongono sempre uguali in tutte le tragedie. Ci saranno sempre dei parenti che si cercherà di mettere a tacere, ci saranno sempre delle responsabilità che verranno scaricate, ci saranno sempre dei processi che non arrivano alla fine, ci sarà sempre una stampa che cerca di attenuare le responsabilità, e poi c'è sempre l'indifferenza, dopo un po' di tempo, da parte della gente. Noi abbiamo proprio cercato di puntare sul fatto che per noi ci sono grosse responsabilità delle caste, e su questo non piove. Il profitto è qualcosa che praticamente supera il benessere e gli interessi della gente comune,
Però poi c'è anche la nostra responsabilità, quella delle persone che finché non sono toccate direttamente fanno finta di non sapere, fanno finta di essere, tutti noi facciamo finta di non sapere, di essere in salvo. In realtà questi sono problemi che ci toccano tutti da vicino, perché chiunque poteva passare da una diga su al Vaillant, chiunque poteva essere in un bar o in un teatro a Parigi, chiunque di noi ha la responsabilità anche di lasciare qualcosa di meglio ai figli. Io penso che le nostre generazioni, quelle di chi è qui, purtroppo perde troppo spesso delle grandi opportunità, delle grandi occasioni, che è quello di fare della partecipazione non una cosa episodica, sporadica, che si fa ogni tanto scendendo in piazza, firmando qualche petizione, ma veramente un impegno quotidiano, perché senza quell'impegno quotidiano i Vaillant continueranno ad essere. Purtroppo noi penso che siamo diseducati, noi ci dimentichiamo troppo presto, noi scegliamo sempre la strada più facile per dare il nostro contributo, che è sempre un contributo che non ci scomoda, non ci fa sacrificare. Vedete un po' il senso di questa cosa, espresso molto meglio di me dal nipote del Mahatma Gandhi e anche da altre persone. Cioè la partecipazione, cos'è la partecipazione? Cosa si può fare per cambiare? Queste sono le grosse domande che tutti ci facciamo, soprattutto in questi giorni. Cambiare vuol dire cambiare noi stessi prima di pensare di cambiare il mondo. Partecipare, non delegare agli altri il compito di creare, di lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore. Spero che questo film, che ci è costato molta fatica, eccetera, 2 anni di lavoro, praticamente un impegno volontario completamente, possa contribuire una piccola goccia in un mare che pensiamo di poter lasciare, donarvi a voi, e soprattutto in questi giorni veramente di notevole tristezza. Grazie mille. Salve, io sono Maura Crudelli e quando sono stata chiamata da Lucia Vastano proprio per aiutarla a realizzare questo progetto che appunto mi ha raccontato come Vaillant, ho assolutamente raccolto la sfida con grande entusiasmo e con grande emozione anche. Sono reduce di un documentario sull'amianto. Io nella mia vita faccio anche sono impegnata nella lotta sull'amianto come presidente della IEA Lazio. Ho una storia di amianto, un babbo che purtroppo è venuto a mancare per una malattia, un mesotelioma legato all'amianto, quindi so cosa significa essere figli di vittime, come è una delle tante storie che noi raccontiamo nel nostro documentario sul Vaillant. Raccontiamo anche la storia dell'amianto, perché anche l'amianto è una storia che si sapeva, ma che alla fine nessuno ha voluto mettere a posto fino al 1992, ma di morti oggi ne contiamo quasi 4.000 all'anno, e sono morti importanti, morti pesanti. Quando ho raccolto questa sfida insieme a Lucia, come stavo dicendo, ero veramente entusiasta, perché ho pensato che finalmente anche Medicina Democratica e AIEA avevano creduto in un progetto filmico che ha come funzione quella di raccontare attraverso delle immagini, attraverso delle testimonianze forti, quello che succede in Italia. È un mezzo, il congresso che state tenendo qua è un altro mezzo per incontrarsi e parlare di tematiche importanti. Noi usiamo il mezzo del cinema, il mezzo dell'immagine per comunicare altrettanto questo messaggio, il messaggio che ha ben raccontato Lucia. E io insieme a Federica Lotto, che è qui in sala, e insieme a Lucia abbiamo realizzato questo documentario che racconta delle storie. Non esauriremo mai tutte le storie, tutti i Vaillant d'Italia. Abbiamo dovuto anche con difficoltà fare una cernita delle storie da raccontare. Ne abbiamo raccontate 6-7 con quella dell'India, le abbiamo collegate, ma i Vaillant d'Italia sono infiniti. A un certo punto ci dispiaceva, non sapevamo più che cosa fare, non potevamo andare oltre l'ora e un quarto del documentario, perché per una questione anche di immagine, di formati televisivi che non si possono superare, ma in realtà abbiamo realizzato quasi 60 ore di girato, abbiamo raccolto tantissime testimonianze. Spero che questo progetto, che comunque abbiamo raccolto, possa diventare poi la partenza per altri racconti. Quello che vedrete oggi sono 6 storie in giro per l'Italia, dove parlano soprattutto anche delle donne, devo dire, molte donne, donne coraggio, che hanno raccontato la loro storia. Qui con noi oggi abbiamo Adele,
che è una delle mamme di una delle vittime della Torre dei Piloti di Genova, abbiamo Daniela della strage di Viareggio e abbiamo sicuramente Fulvio e altre persone che rappresentano comunque in qualche maniera chi lotta e continua a lottare sulla storia dell'amianto e sicuramente tutta la parte di medicina democratica che in Italia costituisce, rappresenta un'istituzione fortissima laddove insomma si deve tutelare la salute e la sicurezza delle persone. Un'ultimissima cosa, magari tecnica, che volevo dire, appunto come diceva Fulvio, questo per noi è un test, è una visione un po' tra intimi, tra gli addetti ai lavori. Saremo veramente contenti se alla fine di questa visione qualcuno di voi ci desse il proprio contributo, il proprio pensiero, perché questo è un lavoro che abbiamo chiuso per farvelo vedere oggi, ma sul quale possiamo ancora fare dei piccoli interventi. Quindi sarebbe molto bello se poi alla fine del film ci venisse a dare il vostro feedback, se vi è piaciuto, se ci sono delle parti che vorreste implementare, perché noi comunque anche dopo un anno e mezzo di lavoro abbiamo sempre voglia di continuare a mettere a punto e a migliorare. Io vi ringrazio Federico che insieme a me e a Lucia abbiamo un anno e mezzo veramente speso dietro questo documentario e in qualche maniera vi auguro una buona visione.